Buonasera, ma che bell'ingresso che abbiamo fatto stasera in musica! Salve a tutti! E come ogni mercoledì sera ci ritroviamo al Bar The New President di Angri, che saluto con affetto, per iniziare una nuova puntata di Amici al Bar in vostra compagnia. Come sempre ringrazio i fratelli Marigliano, Enzo e Ciro, alla regia Pino Fontana ed Antonio Esposito, alla camera il nostro amico Roberto, e adesso vi presento gli amici di questa sera. Inizio subito con il regista. No, attore, aspetta, regista è dall'altro tavolo. L'attore Aldo Leonardi. Buonasera Aldo, buonasera. Poi abbiamo ancora Assunta Scalella, attrice. Buonasera Assunta. Ecco, che ha accennato poc'anzi, ossia Nando Di Maio. Buonasera Nando. Con una splendida attrice, ossia Simona Vasiliu. Pronunciato bene? Ecco, buonasera a te. Allora, parto subito, ecco, con il mio amico artista, regista, no, perché artista regista fa la rima, capito? Sì, sì. Il mio amico regista Nando Di Maio, ecco, so che davvero bollono tante cose in pentola, hai appena ultimato due film, parlacene subito. Sì, non è che ho ultimato due film, no. Ne ho ultimato uno, io una alla volta li faccio. Ecco, uno alla volta, però non riesco a farli. Ci sono due locandine qui, eh? Per adesso. Sì, ci sono due locandine, perché uno è quello che trasmetterete voi come emittente prestissimo, insomma, quindi insomma, che è Vacanze al Sud, che ho terminato l'anno scorso. Mm-hmm. E mentre l'altra locandina riguarda un film che abbiamo terminato da poche settimane, che si chiama Il Fattore Astrale, e che presto insomma lo vedremo al cinema. Aspetta però, aspetta, richiudo, riapro, aspetta. Quindi ho detto bene, li hai ultimati tutti e due, perché questo qui l'hai ultimato l'anno scorso ed è andato. Questo qui invece da poco, però sempre li hai finiti, voglio dire, caro Nando. Certo, no? Certo. E allora, vogliamo parlare, prima di parlare del Fattore Astrale, ecco l'ultimo, proprio l'ultimo, quello fresco, vogliamo parlare di come è andato questo film molto molto divertente, ossia Vacanze al Sud? Sì, Vacanze al Sud ricalca un po' la commedia che ho rappresentato in Vacanze a Bella Domizia qualche annetto prima, insomma. È stato un film che abbiamo scritto a quattro mani con il mio più stretto collaboratore, Aldo Leonardi. Aspetta, allora non ho proprio sbagliato del tutto, perché io all'inizio l'ho chiamato anche regista, quindi non sì, ho proprio ma sbagliato. Anche, ma insomma, gli attori sono anche registi, ecco. non possono essere solo attori senza essere anche registi, come io sono anche attore, oltre che regista, ah, solo che non recito, però sì, so recitare. Sai recitare? Ebbene sì, è bene che lo sappiate, perché io so recitare, non recito perché c'è tanta cosa, ci sono tante cose da fare. Preferisci più stare dietro la telecamera? Non è che lo avanti. Preferisco, è una necessità più che altro. Non, lavoro non primario o regista? Sì, bene. Sì, se qualcuno mi chiama, io sono disponibile per la recitazione. Ah, hai capito, si sta anche mi sto proponendo, mi sto bene, proponendo per bene. Qualche regista che mi vuole. Va bene Nando, però passiamo un attimo il certo, microfono certo. A Simona, ecco, che Simona non è italiana, ecco, di dove sei precisamente? Sono rumena. Rumena, e hai preso parte a questo bel film, sì, ecco, però non Vacanze al Sud, lavorare. L'altro, no, ecco, Il Fattore Astrale, sì. E beh, com'è stato lavorare con Nando Di Maio? È stata una bellissima esperienza, sono stata contentissima di farne parte da questo cast meraviglioso, ho conosciuto tante belle persone. Dici anche una cosa, è severo come regista? Oddio, sì. Mamma mia, hai voglia, sì. lo conosco, perché devi sapere, molto. Cara Simona, che anch'io ho preso parte ad un suo film in passato, anche voglio dire, una particina, però comunque esigente molto, però molto regista esigente. Deve essere esigente, sì. Quindi complimenti a te Nando, veramente. Grazie, poi dopo avremo modo di parlare anche d'altro, ringrazio Simona, poi voglio salutare ed intervistare anche i miei amici qui seduti, ossia Aldo Leonardi con la I ed Assunta Scalella. Bene, eccoli qui. Voi avete preso parte al film di Nando Vacanze Di Maio. Vacanze al Sud, dove lui mi ha fatto fare sette personaggi. Ah. Pacchino, direttore, cuoco. Ma la bravura sua è stata che è riuscita a far comparire tutti e sette personaggi in una scena.
e ognuno parlava con l'altro. Io non lo so, io mi stavo a studiare in fretta e facevo tutto quello che dicevi, non ci capite niente. E beh, immagino. Però alla fine è venuta un'opera eccezionale. Sei stato un attore camaleontico, ecco, hai cambiato vesti in continuazione. Poi facevo il cuoco e lei faceva una spagnola. Speranza di Castiglios. Speranza sa. Con la lingua, la lingua, dove la devo mettere? Tra i denti. La metto dove volete voi. Ma signorina, guarda, vedete, se ho imparato bene. Speranza. Ho detto scostumato. Questa è una piccola scena. Ma che carini che siete. Tra l'altro voi, lo possiamo dire tranquillamente, siete marito e moglie nella vita. Sì, quindi sì, recitate sì, anche tutti sì, i giorni a casa vostra. Sì, ecco, sì. Immagino che la vostra cucina sia un palcoscenico. Lo è. Ecco. Ma io penso che la nostra cucina sì, è stato il palcoscenico del condominio. La sita che poi d'altro canto sì, avete tante volte mandato qui proprio su TV Campane. E quella cucina cioè è la nostra veramente. Ah, e quindi andare un palcoscenico. Quelle che mangiavano erano i nostri attori. Beh, allora avete fatto, cioè la vostra cucina ha fatto anche da location certo, al condominio di certo, Nando certo, De Maio, devo dire una fiction riuscitissima nell'ambiente partenopeo. Adesso c'è la seconda serie che andrà anche su questa emittente. Ah, benissimo, benissimo. Insieme a un'altra sitcom sempre di Nando De Maio. Insomma, vi date Arte da fare. Caffè. La seconda serie, che anche questa volta andrà su questa emittente. Benissimo, ci fa piacere, davvero di cuore. Io vi ringrazio, poi anche grazie con voi parleremo, diciamo, prossimamente su questo schermo però, eh. Ok, vi ringrazio, Nando Di Maio, con voi avete un cognome un po' particolare, sì, tutti e due. Lui lo chiamo sempre... Ci somigliamo come cognome. Leonardo Di Maio. No, che c'entra, dai. Smettila con questo telefonino, adesso parla con me, prendi anche il gelato, ecco. Mi stai facendo la ripresa? No, le foto. Mi ha fatto le foto? Le foto. Allora... Nando, sì, una curiosità, ci dici quanto tempo dura, ecco, una registrazione cinematografica? Per esempio, per realizzare un film, quali sono i tempi? I miei? Certo, i tuoi. I miei sono 4 settimane. 4 settimane sì, di lungo lavoro, sì, quindi? E tutti i giorni? Non sempre. Dai, spiegaci un po' questa cosa, che siamo tutti un po' curiosi, no, dai. Io allora... in genere raggruppo per location... Che dici, Aldo? Aldo, se devi parlare prendi il microfono, perché altrimenti non si sente la tua voce. Bene. Sì, no, girati un po' guardando la telecamera, Nando, ecco. Prima lo devi scrivere, quindi c'è il tempo di scrivere. Ah, vabbè, prima c'è il tempo, vabbè, lui partiva, lei mi aveva chiesto il tempo del girato. Sì, il tempo non il tempo, in tempo, sì, insomma, sì, da quando si c'è il concetto della sceneggiatura. C'è la premessa, ecco, scrivere quindi il film è normale, sì, la sceneggiatura, sì, bene. Poi... Ne passa un mesetto per scrivere la sceneggiatura, 1,5 mesi, insomma, che poi si fa la seconda stesura, si va a guardare quello che si deve cambiare, si va tutto bene. Certo, quindi dalla scrittura, diciamo così, si passa... Poi si passa all'organizzare le riprese, a trovare le location, a fare i casting per stabilire le parti. E, i tempi di riprese, io in genere ci metto 4 settimane per girare un film. Bene, però tanto divertimento, perché comunque con te non ci si annoia mai. Perché se uno deve fa lavorare, indubbiamente, però comunque, ecco, in un contesto molto simpatico, con attori molto solari, gioviali, anche perché ti circondi di un bel cast. Vogliamo parlare... Gioviali, non nel caso di Aldo Leonardo. No, ah no! Quando facciamo le stand bisogna... pregare Dio che non piove, perché vabbè, certo, sono... Beh, certo, è chiaro. Siamo quella volta tutto il cielo. Abbiamo girato sotto all'acqua, ti ricordi? Sì. Siamo dovuti scappare, non abbiamo potuto girare. Film bagnato, film fortunato però, Non sempre. No, volevo sapere, per quanto riguarda sempre vacanze a Baia Domizia, sì, a Baia Domizia, al sud. Al sud. Che tra l'altro prendo di nuovo la locandina, vacanze al sud, sì, ecco, vacanze al sud. Vogliamo elencare, tra virgolette, gli attori che fanno sì, parte di questo film? Sì, allora se mi fai leggere io mi ricordo. Perché mi hai anche leggere, ti ricordo. No, è perché chi mi conosce lo sa. Ecco. Allora, ci sta Aldo Leonardi, chiaramente. Insomma, buonasera Aldo. Tanto per citare qualcuno: Luciano Medusa, Ciro Giorgio, Antonio Fiorillo, Franco Picca, Lucia Ciardiello, Lucia Cassini, Carmen Marcelli, Emma Vallone, Quintilio, Iliano, Asia Maraucci,
Saida del Sole, Bruno De Rose, Emanuela Giordano, Susi Scavilla, non ce la dimentichiamo, i Gypsy Fint. Anche la partecipazione dei Gypsy Fint. Sì. Bene. Allora, le location quali sono state? Noi abbiamo girato principalmente all'Hotel La Colombaia a Portici. Salutiamo tutto lo staff. Salutiamo lo staff della Colombaia che ci ha ospitati. E poi abbiamo girato a Torre del Greco e non mi ricordo meno niente. Male che c'è l'aiuto regista Leonardo, sembra la coscienza Varcaturo. Di Pinocchio a Varcaturo pure un lido di Varcaturo, Lido Partenope, sì, Lido Partenope. Partenope. Mi sono ricordato, okay. Salutiamo Lido Partenope. Angioletto Ucciero, quindi. Ti ricordi pure quello di Torre del Greco, come si chiamava? Sì. Lido, no, non me lo ricordo. Ma ti ricorda lui, Nando, per favore, una bella cura di fosforo, Simona, gli dobbiamo cucinare un po' di pesce. Nando, ecco. Il percorso di guerra, Nando. Nando? Sì, tesoro. Il percorso di guerra, là. Il percorso di guerra. Una scena, cioè, loro lo chiamano percorso di guerra. Percorsi di sopravvivenza. Sì. Allora, è praticamente una scena dove tutti quelli che sono ospiti dell'hotel vanno a fare un corso di sopravvivenza offerto dall'hotel. Micidiale, proprio. E quindi, insomma ne capite di tutti i colori, poi lo vedrete. Lo devo far dire a Simona. Vabbè. Simona, bando alle ciance, facciamo partire il trailer di questo film, lo annunci te, guardiamo il trailer di... Vacanze al sud. Ultima spiaggia. Ma insomma, vai, guardiamo per favore. Ma se sembri tu, sì, guardiamo il trailer Piero Fontana, vai. Guardiamo. Ah! Collegato russo con blu. Sì, ma è regolare sto fatto. Regolarissimo. E fatevi l'ultima puntata. L'ultima. E perché? E perché? C'ha la facina per non far due. E tu, chi te stramorta? Ma che faccio? Tu sei innocente! Ti sono parcheggiato! Calling out from Scatman. I'm calling out from Scatman's world. Io sono la contessa Rosa Mazzi Borlotti Ceci. Bella e tosta! Bella e tosta! Chi è tosta? La tua... Collasso? Ma guarda, se state non fatendo i calabri. Ma in moda è una cave che va in ospedale! Wow, signor Casimiro, guardate che bella figlia. Ma chi sarà? Sarà nata Zoccola. E la Zoccola esorta. Benedetta! Ma è bellissima! Questo da mezz'ora, compagno. Complimenti, tu ce la fai ancora. Vai a giocare con la sabbia vicino ai tuoi genitori, hai capito? E voi siete voluti arrivare di mano, chiedete subito scusa a mio figlio. E che se stai dicendo? Casta la sabbia, gioco o no? Gioco. Vieni papà, mamma ti ha preparato un panino. Una pasta nuova, vada via! Ma no, uè, zoccolacchi! Ui, ui, mi stanno fischiando le orecchie! E il corno non ti prorono! E le suocere? Tutte orfane le mie mogli! Mica ammazzo! Io volevo dire che avete sbagliato stagione! Voi siete venuti con la fucile! Ti levavano i cacanno in coppa a spiaggia! Cacanno! Certe cose, vado, sono tuoi cesi, faccio io! Vedete se puzza. Non puzza, fai. Mio nome Musha Saddam. Per gli amici Saddam Musha. E allora ci pensi? Oh, ma l'avete ucciso almeno? È morta stecchita. Pietà è passata. Su sta cazzetta al zaro non è morta prima. Mo sicuramente è morta. E mo mi lancia il suo cuore. Ambucce, mamo. Ambucce. Cade. Casimiro, che sta facendo? Un ballo, un cavallo, ma sono si fa.
Ma come mai questo lido si chiama Ultima Spiaggia? È perché dopo non ce ne stanno più, signori. Molto molto divertente. Devi dire che ciò che ti ha chiesto l'attrice, stavo per chiedertelo io, perché Ultima Spiaggia? L'ultima spiaggia, perché dopo non ce ne sono, ecco, più. Appunto. Appunto, appunto, complimenti, molto divertente. Grazie. Diceva Simona che peccato che io non ho preso parte a questo film. Sì, sono veramente andata un a far peccato, parte. Tu ci saresti stato a fagiolo proprio in questo film. Sì, sì, ma sì, non, sì, non parlavo di me, io sarei stata onorata, ma parlavo di Simona. Lei tutti diceva, ecco, mannaggia, hai capito, cadevamo come il cacio sui maccheroni. Nel prossimo ci saremo. Nel prossimo ci saremo, ecco, magari un film invernale, perché no, no, estivo. Beh, ancora estivo, viva l'estate quindi. Bene, Aldo e Assunta, immagino divertiti alla grande in questo film, no? Ecco, ho visto anche la tua partecipazione, eri la moglie di qualcuno? No, 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 ero la signorina che cerca. Microfono, microfono, microfono. Sono una signorina la quale cerca un po' l'avventura, insomma, in questa... Hai capito? Un albergo, ma non gli va bene niente, l'unico... Niente. Niente, niente, Neanche Aldo sì, ti ha guardato. Praticamente da Esperanza de Castillo era lì con la Esperanza de Sgobar. Buona questa! Grazie ragazzi, veramente molto divertente questo film, perlomeno visto dal trailer, poi lo vediamo sicuramente anche su, lo vedremo su TV Campane 1, canale 645. Come insomma, purtroppo tutte le cose belle finiscono presto, siamo quasi in chiusura, però io a questo punto devo mostrare ai nostri amici telespettatori l'altro trailer del film di Nando De Maio, ossia Il Fattore Astrale, dove c'è anche la bella Simona. Se siamo pronti dalla regia, guardiamo subito le immagini di questo ulteriore film di Nando De Maio. Vediamolo insieme, vai! Ho deciso di fare ciò che da tempo avevo l'ossessione di fare. Che ci fai qui? Ti avevo detto di non venirci più. Il mio animo ferito e malato farà ciò che si era proposto. Dovevo immaginare che mi sarebbe successo qualcosa di sgradevole. Di venerdì non mi capita mai niente di buono. Devo farlo. Ho sento che impazzirò. Dovresti saperlo. Ormai mi conosci bene. Ma le pare, commissario, che se avessi visto qualcosa non glielo direi? Perfetto. Sarà peggio per te. Roberto! Arrivederci, dottore. Grazie di tutto. Il suo colore è il verde, il colore di Venere. Il suo colore è il verde, il suo colore è il verde, colore è il verde, è il verde, è il verde, è il verde, verde, verde. Segno testardo e possessivo. Andiamo tutti a vederlo al cinema prossimamente. Sì, al Duel, al Multivillage di Caserta. Benissimo, e allora in tanti a guardare questo film di Nando De Maio. Adesso i vostri saluti, perché certo, siamo giunti a termine. Adesso toccherà il nostro amico Rosario Albano chiudere questa bella trasmissione. Velocemente, ovviamente, i vostri saluti. Inizio subito da Assunta Scalella, prego. È stato un piacere questa serata insieme a voi, siete splendidi. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie a te. Un bacio. Grazie a te, Assunta, grazie a te ancora, Aldo. Invece di salutare, dici la barzelletta veloce, veloce. Guagliarù, partiamo per 6 mesi, andiamo in trasferta, siete pronti? Sì, Mariuscia, però stavolta ci ho messo la cintura di castità a mia moglie.
Voglia tu, senza offesa, che la vostra moglie fa schifo. Ehi, e quante donne di cacaccia pensate? Aldo Leonardi, grazie! Grazie, va Simona Vasiliu, attrice di Nando De Maio, buonasera e grazie. Grazie dell'invito, un bacio a tutti i telespettatori della TV Campane e vi aspettiamo a tutti alla prima del Fattore Astrale. Grazie tesoro, Nando De Maio! Ringraziamento a questa bella emittente che ci ospitate, ai fratelli Marigliano. E, spero di essere invitato di nuovo. Insomma. Ma di sicuro, caro Nando, e io prima di... Tu si peci rififi, tu in galera vai forni. Solta fate roba pilla da nascuna scuccia, bella scuccia, insiste come a te. Statta corta polizia, si capisce mi sa via, non può faccio qua apparire. Tu in galera vai forni, tu si peci rififi. Un mai, un meno, rivolgono a rodine, ma vi uso mi. Un mieno, un mai, tutto mietta miesi guai, ma vi uso mi. Cammina sotto muro, non sgarrà, che l'ombra rindo scuro, che sarà. Non sparà, non sparà. Bedi madre picciottina, ma perché devo guaià? E un mai, un mieno, rivolgono a rodine, ma vi uso, ma vi uso, ma vi uso. Tutti i giorni do caffè, tutti i giorni do caffè, tutti i notti da parì, tutti i notti da parì. Con vestiti gabbardino, con ardore brillantina, che si spanna attorno a te. Chi si offisca da quest'ora, piccio ti metta sicuro, si ti piglia nervatore, non sai come va a fornì, questo fatti di vivi. Un mai, un meno, rivolgo la rotina, ma vi uso mi. Un mien, un mai, tutto niente mi si guai, ma vi uso mi. Cammino sotto muro, non scarrà, che l'ombra lindo scuro, che sarà. Non sparà, non sparà. Bede mamma picciorilla, ma perché devo guaià? E un mai, un mien, un rivolgo la rodina, ma vi uso, ma vi uso, ma vi uso. Sgarrà, che l'ombra rindo scuro, che sarà. Non sparà, non sparà. Bede mamma picciottina, ma perché devo guaià? E un vai, un vieno, rivolgo la rodiera. Ma vi uso, ma vi uso, ma vi uso.